ci portarono in carcere affiancate da poliziotti e carabinieri. Entrammo a San Giovanni in Monte verso le 2 pomeridiane, dove ci accolse una suora. Nel braccio femminile erano le suore che fungevano da guardie carcerarie. Fu così che, anziché festeggiare l'8 marzo, ci cacciarono in galera. Mi dissero che avevano arrestato mia sorella insieme ad altre 3 donne perché erano andate a diffondere la mimosa, era l'8 marzo. Io ero minorenne, mi diedero 15 giorni, le altre un mese. Mi ricordo mio padre, me lo ricordo benissimo come che fosse adesso. Mio padre, quando lo salutai da lontano così, aveva le lacrime agli occhi. Vanno proprio davanti alla fabbrica perché sanno che è un giorno particolare dove tante operaie che stanno entrando sono anche timorose a portare all'interno la mimosa, perché in quegli anni era un simbolo molto forte di lotta femminile. In quel periodo lì era il periodo di scelba, era un periodo peso. Quando tu andavi in piazza col corteo, arrivavano le camionette che andavano sotto i portici. Io mi ricordo che sono corsa dentro un negozio per non prendere le botte. Prendevamo le botte, si scappava, si correva e quando ti prendevano eri menato e forte. Dalla questura ci hanno un po' interrogati e poi siamo andati a San Giovanni in Monte. E a San Giovanni in Monte ci siamo rimasti 3 mesi. In carcere le giornate sono tremende, mi hanno dato la sensazione del peso che vuol dire la carcerazione. Questa cosa l'ho vissuta come una grandissima ingiustizia, perché mia mamma quella sera non tornò a casa. Mi ricordo un edificio molto brutto, molto vecchio, molto cupo. E vedere qui adesso una cosa così, sono contenta. Vedendo quelle porticine strette mi porta a pensare quei 5 giorni che siamo stati qui dentro. Ho un ricordo molto lugubre un po' di questo posto. Oggi nell'entrare respiravo un'aria talmente bella, nuova. Quando sono arrivato qui ho detto, chiami quel posto. Sono trascorsi però tanti anni, però questo non si dimentica.